Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Oggi vi presento la quarta unità Cibo e Alimentazione del programma ufficiale del quarto anno di lingua italiana. Questa lezione è preparata dalla professoressa Hendedris con l'assistenza dell'ispettore Hamadi Lagerby. Allora, faremo poi una lezione di comprensione del testo L'appetito viene mangiando del manuale scolastico pagina 66. Ma prima cominciamo con questa attività. Allora, avete alcuni esempi di cibi e alimenti. Dovete scegliere dalla lista il nome che corrisponde alle foto seguenti. Nella prima lista abbiamo frutta, riso, pane, formaggi, pasta, salumi, farina e biscotti. Allora la prima foto è la foto della verdura, bisogna trovare il nome della seconda foto. Allora nella lista abbiamo frutta, di là frutta, poi la carne, il pesce, e il nome della seguente foto è un nome plurale. Allora nella lista abbiamo formaggi al plurale, salumi e biscotti. Quindi questa foto è la foto dei salumi, i salumi. Poi la foto seguente, anche qui abbiamo bisogno di un nome plurale. Quindi nella lista cosa rimane? Formaggi e biscotti. Si tratta dei formaggi. Bene, la foto che segue è la foto del il riso, poi abbiamo la abbiamo bisogno di una parola al femminile, la farina, poi il il pane e la la pasta e l'ultima parola che rimane nella lista. Il biscotti adesso vediamo la seconda lista cosa abbiamo nella seconda lista abbiamo burro miele caffè latte cioccolato olio e zucchero allora la prima foto molto facile si tratta del cioccolato poi la seconda il caffè le uova e la numero 4 si tratta dello zucchero bene. Poi abbiamo la marmellata e la foto che segue è la foto del miele. Bene, poi abbiamo il latte, il burro e l'olio, l'olio d'oliva che è un ingrediente principale nella cucina italiana e nella cucina mediterranea. Poi abbiamo il vino che è una bevanda che gli italiani bevono durante i loro pasti e con le altre bibite. Bene, andiamo avanti. Qui avete alcuni esempi di pasta. Bisogna completare con parole della lista. Allora, nella lista avete tagliatelli, spaghetti, ravioli, cannelloni, lasagne e penne. Allora, di che cosa si tratta per la prima foto? È molto facile: sono gli spaghetti, poi abbiamo le penne, i rigatoni e le lasagne. Poi la foto che segue si tratta delle tagliatelle, i fusilli, i tortellini. E poi abbiamo, cosa rimane nella lista? I ravioli, gli gnocchi e le conchiglie. Quindi questi sono alcuni esempi di pasta. Allora, questa è la verdura. Vediamo alcuni nomi di verdura. Abbiamo il cavolfiore, i broccoli, la lattuga con cui possiamo fare un'insalata anche lattuga, pomodori, cipolle, le carote. Allora la verdura la possiamo mangiare cruda in un'insalata per esempio oppure cotta, quindi la possiamo cuocere. La carota per esempio si mangia cruda oppure cotta. Se vogliamo cuocere la verdura possiamo preparare un piatto di o di zuppa. Bene, possiamo anche mangiare le verdure grigliate oppure al forno, possiamo anche cuocere le verdure in padella e un altro tipo di cottura, la cottura a vapore. Bene, adesso vediamo la frutta, eccovi alcuni esempi di frutta come l'ananas, l'arancia, la banana, cosa possiamo fare con la frutta? Quindi la possiamo mangiare cruda o fare una Macedonia di frutta, come vedete sulla foto eh, con il kiwi, la fragola, la banana, la ciliegia, la mela, eh, l'uva, possiamo fare una Macedonia di frutta che possiamo mangiare dopo il pasto come dessert. Possiamo anche bere una spremuta di frutta, soprattutto la mattina, a colazione, per esempio. Bene, andiamo avanti. Ecco, queste sono le spezie o anche le erbe, con le spezie. Uh, possiamo preparare un piatto buonissimo, un piatto saporito, quindi usiamo queste spezie per insaporire il piatto. Le spezie danno un buon sapore al piatto. Per esempio se vogliamo preparare un piatto di spaghetti con la salsa di pomodoro, possiamo usare l'aglio, il basilico oppure l'alloro, eccetera. Se usiamo il peperoncino, per esempio, allora, il piatto diventa piccante, quindi un piatto speziato, piccante, perché abbiamo usato il peperoncino. Allora, con queste spezie il piatto diventa speziato e danno, un buon sapore, quindi, come abbiamo detto, al piatto che diventa molto buono, buonissimo, squisito, gustoso, delizioso, saporito. Tutti questi sono aggettivi con cui possiamo descrivere un piatto che ci piace. Per esempio, qui avete la foto uh, di un piatto di penne all'arrabbiata. Che è un piatto speziato molto saporito e buonissimo in cui usiamo i peperoncini. Bene, adesso vediamo in quale momento del giorno possiamo mangiare questi piatti. Allora, quali sono i pasti del giorno? Mangiamo questi piatti durante i pasti. Come vedete, qui avete cinque foto. Sono cinque pasti. Ci sono tra questi cinque pasti due pasti principali e poi gli altri pasti sono piuttosto leggeri. Allora, si comincia con il primo pasto, appena alzati la mattina, poi verso mezzogiorno o le 13 il secondo pasto e la sera, dopo le, le 8 o le 20 di sera c'è il terzo pasto principale. Allora cercate nella lista che avete qui la cena, la colazione, lo spuntino, il pranzo e la merenda. Allora di che cosa si tratta per la prima foto, quindi il primo pasto del giorno? Qual è il nome che corrisponde? La cena, la colazione, lo spuntino, il pranzo o la merenda? Quindi vediamo. Si tratta della colazione, quindi il primo pasto del giorno che può essere composto da un caffè, una spremuta di frutta, pane con burro e marmellata, uh, un cornetto, lo possiamo fare questo pasto a casa oppure anche al bar. Bene, uh, il secondo pasto che è un pasto molto importante, il pasto più importante del giorno, e il pranzo quindi si fa verso le 13 e la sera abbiamo detto che c'è la, la cena quindi questo è il secondo pasto principale del giorno bene allora se a metà mattina verso le 10 per esempio abbiamo un po' fame possiamo fare uno spuntino quindi questo è lo spuntino, quindi verso le 10 possiamo prendere uno spuntino. Per i ragazzi i più piccoli, a metà pomeriggio, se hanno fame, prima della cena possono fare una merenda: possono mangiare dei biscotti, bere una spremuta di frutta, eh, oppure in Italia molto famosa la merenda con pane e, ehm, e nutella. Bene. Andiamo avanti, allora questi sono i verbi che usiamo. Allora, abbiamo detto che la mattina si fa colazione, quindi possiamo fare colazione la mattina appena alzati, verso mezzogiorno, le 13, si va a pranzare, il verbo è pranzare, per la cena, il verbo è cenare, si dice anche fare uno spuntino e prendere una merenda. Bene, vediamo adesso i piatti che compongono il pranzo oppure la cena. Avete qui un menù italiano, un menù di un pasto italiano. Allora, vediamo di che cosa è composto questo menù. Se andate in un ristorante italiano troverete questo tipo di menù, in questo menù c'è ci sono gli antipasti, poi ci sono i primi piatti, i secondi piatti che sono serviti con i contorni e poi alla fine c'è il dessert che è composto soprattutto di dolci. E poi ci sono anche le bevande che accompagnano il pranzo oppure la cena. Allora andiamo a vedere più nel dettaglio che cos'è l'antipasto. Allora, l'antipasto è una portata leggera che introduce il pasto, quindi si comincia a mangiare l'antipasto. Affettate formaggi come nella prima foto, prosciutto e melone come nella seconda foto, l'insalata caprese o semplicemente bruschette come nell'ultima foto sono esempi tipici di pasti italiani. Bene, il primo piatto viene servito dopo l'antipasto e generalmente un piatto a base di pasta oppure a base di riso, accompagnati da una salsa o in zuppa. Alcune ricette tipiche di primi piatti della cucina italiana tradizionale sono tagliatelli ai funghi porcini, come vedete sulla prima foto. Penne all'arrabbiata, la seconda foto, spaghetti alla puttanesca, la terza foto, o risotto Marie Monti come l'ultima foto. Dopo il primo piatto, gli italiani a pranzo oppure a cena mangiano il secondo piatto. Allora vediamo di che cosa è composto questo secondo piatto. Il secondo piatto è generalmente un piatto a base di carne o di pesce. Salti in bocca alla romana, come la prima foto, polpette al sugo, come vedete nella seconda foto, sono due piatti italiani tipici di carne, sono a base di carne. E poi nella terza foto avete il fritto misto di mare che è sicuramente uno dei piatti più buoni che viene preparato con scampi, calamari e pesciolini misti. Allora, con il, secondo, con il secondo piatto viene servito un contorno. Il contorno è spesso un piatto di verdure miste al forno o anche un'insalata che accompagna il secondo. Alla fine del pranzo oppure della cena viene servito il dolce. Allora, questo dolce conclude il pasto, com come abbiamo detto, alla fine, prima di passare al caffè, perché gli italiani finiscono sempre di pranzare o di cenare bevendo un caffè. Allora, dolci tipici italiani sono per esempio, come vedete sulla prima foto, il tiramisù oppure la panna cotta. Ecco il caffè. Allora, si può dire che dopo l'acqua il caffè è la bevanda più apprezzata, apprezzata cioè la più amata dagli italiani. Dal cappuccino al caffè macchiato, dal caffeinato al cornetto, fino alle combinazioni più sofisticate come il marocchino con cioccolato bianco o il moccaccino. Gli italiani, quindi come abbiamo detto, adorano il caffè. Dopo il pasto il caffè viene spesso servito con un pasticcino al cioccolato, come vedete sulla prima foto. Bene, siamo giunti qui a questa attività di verifica. Vediamo se avete ben capito uh, di che cosa sono composti differenti parti del pranzo oppure della cena. Dobbiamo completare questa tabella con gli antipasti, i primi, i secondi, il contorno, il dessert e le bevande. Ecco: avete nella lista bibita gassata, bruschette, risotto con mozzarella, polpette al sugo. Zucchine al burro, tagliatelle ai funghi, patatine fritte, acqua minerale frizzante, insalata caprese, <coughs> panna cotta alla fragola, orata alla griglia. Allora, cominciamo con gli antipasti. Quali sono tra questi piatti quelli che fanno parte dagli antipasti? Allora, vediamo il primo le bruschette. Bene. E poi anche l'insalata caprese. Quindi questi si mangiano come antipasto all'inizio del pranzo oppure della cena. Poi i primi, abbiamo detto che i primi sono a base di pasta oppure di riso. Quindi nella nostra lista abbiamo come un piatto di pasta, le tagliatelle ai funghi. E poi anche il risotto con mozzarella quindi questi si possono mangiare come primo piatto i secondi piatti come abbiamo detto sono a base di carne oppure di pesce allora do dovete trovare qual è il piatto a base di carne che rimane qui nella nostra lista cosa abbiamo le zucchine al burro e un piatto a base di verdura polpette al sugo a base di carne e poi c'è anche il pesce. Lorata alla griglia. Il contorno adesso, il contorno è a base di verdura, quindi abbiamo le zucchine al burro e le patatine fritte. Adesso per il dessert possiamo prendere una panna cotta alla fragola. La bibita gassata oppure l'acqua minerale frizzante sono delle bevande. Si può anche dire acqua minerale gassata oppure frizzante. Bene, quindi questo è un tipico menù italiano del pranzo oppure della cena degli italiani. Allora vediamo adesso di che cosa abbiamo bisogno per mangiare questi buonissimi. Viaggi. seguite come questo video il tavolo la tovaglia la sedia la forchetta il coltello il cucchiaio il cucchiaino Le posate il piatto piano il piatto fondo il bicchiere. il calice la bottiglia il menù il tovagliolo bene Ecco di che cosa abbiamo bisogno per mangiare. Facciamo adesso questa attività per vedere se abbiamo capito bene tutti i nomi eh, dei componenti che usiamo per apparecchiare la tavola. Dobbiamo riscrivere queste parole che abbiamo nella lista: cucchiaio, forchetta, piatto, coltello, bicchiere da vino, tovagliolo, cucchiaiino e bicchiere da acqua. Allora cominciamo con il numero 1: si tratta del tovagliolo. Il tovagliolo. Allora numero 2 e numero 3, cosa sono? E il cucchiaino e il cucchiaio. Bene, numero 4 numero 5 abbiamo la, la forchetta e il coltello come abbiamo visto nel video il cucchiaino il cucchiaio la forchetta il coltello si chiamano le posate bene andiamo avanti siamo arrivati al numero 6 numero 6 e numero 7 sono dei bicchieri, questo è il bicchiere d'acqua e quello è il bicchiere da vino. Bene, adesso numero 8, il piatto. E numero 9, la tovaglia. Bene. Vediamo adesso dove vanno gli italiani a mangiare. Se non vogliono mangiare a casa, quindi dove mangiano gli italiani? Fuori casa. Possono andare, come vedete nelle foto, in pizzeria, in trattoria, al ristorante oppure al bar. Allora dobbiamo completare queste definizioni con queste parole, pizzeria, trattoria, ristorante e bar, per capire quale differenza c'è. Tra questi locali. Allora, la prima definizione è un locale dove possiamo mangiare delle cose semplici in un ambiente informale. Allora, di che cosa si tratta? Vediamo: in trattoria, quindi se andiamo in trattoria, troveremo delle cose, dei piatti tipici e un ambiente informale. La seconda definizione. Allora, hanno un menù vario e raffinato in un ambiente, questa volta formale. Di che locale si tratta? Vediamo insieme. Si tratta del ristorante. Quindi gli italiani hanno un menù vario e raffinato in un ambiente formale al ristorante. Numero 3. Gli italiani possono fare uno spuntino o bere qualcosa o anche bere il caffè la mattina in, in quale locale? Vediamo, al bar. Quindi fanno uno spuntino e bevono qualcosa al bar. E l'ultima definizione è un locale dove si può mangiare una pizza, si chiama la... Quindi mangiano una buona pizza in pizzeria. Bene, adesso è arrivato il momento della comprensione del testo del vostro manuale, pagina 66, l'appetito viene mangiando. Dobbiamo seguire insieme il dialogo al ristorante e poi rispondere alle domande di comprensione. Allora, seguite. Bruno ed Elena, due fidanzati che hanno deciso di andare a cena in un ristorante italiano. Buonasera. Buonasera. Ho prenotato un tavolo per due a nome Visconti. Ah sì. Il vostro tavolo è in fondo a sinistra? Prego. Ma... Vorremmo un tavolo un po' più tranquillo. Vediamo, va bene quello vicino alla terrazza? Va benissimo. Che ne dici, Elena? Ma mi sembra carino. Prego, si accomodino, signori, porto subito il menù. Bruno, guarda quel tavolo accanto alla finestra. Ma dai. Non guardare altrove. Anche questo è un buon posticino. Poi penso che saremo ben trattati. Beh sì, lo penso anch'io. Già entrando ho sentito un ottimo odore. Sì, è vero. Sembra l'odore di un buon pesto genovese. Ah, ecco finalmente il menù. Adesso lo consultiamo. Intanto, partiamo dall'antipasto. No? Allora, vediamo un po'. Ma io come antipasto prendo una bruschetta. Ottima idea, la prenderei anch'io. Passiamo ai primi. Vediamo. Gnocchi. Spaghetti aglio e olio. Dai. Come primo piatto prendo spaghetti bolognesi. Come primo, gradirei le penne ai quattro formaggi. Poi... Vediamo per i secondi. Potrei suggerirvi qualcosa per il secondo? Grazie, ma vedo che l'imbarazzo della scelta non manca. Va bene, faccia lei. Per me un petto di pollo alla brace con contorno patatine fritte e un po' di riso. Beh, come secondo. Vado su una scelta un po' classica. Una bistecca di vitello con contorno a una verdura cotta al limone. Per il dolce. I signori desiderano qualcosa? Beh, io prendo una macedonia di frutta fresca. Basta così. Ma non si sa, l'appetito viene mangiando. Però un buon caffè alla fine non guasta mai. Beh sì, magari anche per me. Da bere cosa gradiscono? Dell'acqua minerale gassata. Grazie. Bene, ecco, è finito qui il dialogo. Adesso... Passiamo alle domande di comprensione. Allora, cominciamo a rispondere con vero o falso. Vi leggo la prima domanda. Bruno ed Elena si siedono vicino alla finestra. Quindi questa frase è giusta o no? È falsa. Allora, ascoltate la giustifica. Vediamo, va bene quello vicino alla terrazza? Quindi Bruno ed Elena si siedono vicino alla terrazza e non vicino alla finestra. Numero due, il cameriere è cortese, vero o falso? Cioè è gentile, parla in modo cortese e educato. Vediamo quindi la giustifica. Come parla il cameriere ai clienti? Quindi uh, la risposta è vero. Va benissimo. Che ne dici Elena? Quindi parla in modo cortese e cortese. Numero 3. Elena ha saltato il secondo piatto, cioè Elena ha mangiato solo il primo piatto, non ha mangiato un secondo piatto. Quindi vero o falso? La risposta è... Falso. Ascoltiamo la giustifica. Per me un petto di pollo alla brace con contorno patatine fritte e un po' di riso. Quindi Elena come secondo piatto ha preso un petto di pollo con patatine fritte e riso. Numero 4. Come dessert Bruno ha preso una macedonia. Chi ha preso la macedonia, Bruno oppure Elena? Quindi Normalmente è Elena che ha preso la Macedonia, quindi la risposta è falso. Ascoltiamo la giustifica. Beh, io prendo una Macedonia di frutta fresca. Ecco, andiamo avanti. Esercizio numero due: dovete rispondere alle domande. La prima domanda. In che tipo di ristorante i due fidanzati sono andati a mangiare? Quindi come avete sentito nel dialogo, i due fidanzati sono andati a cenare, a mangiare in un ristorante italiano. Ecco la giustifica. Bruno ed Elena, due fidanzati che hanno deciso di andare a cena in un ristorante italiano. In un ristorante italiano. Bene, la seconda domanda. Che cosa ha ordinato Bruno? Cioè che cosa ha mangiato Bruno? come antipasto, come primo piatto, come secondo piatto e come dessert. Allora vediamo la risposta, quindi dovete trovare la risposta nel testo. Ecco la risposta giusta. Bruno ha ordinato come antipasto una bruschetta. Ecco questa è la bruschetta. Poi come primo un piatto di spaghetti bolognesi, come vedete sulla foto, e poi come secondo ha preso una bistecca di vitello, come vedete sulla foto, con contorno una verdura cotta al limone. Da bere Bruno ha ordinato anche un caffè e acqua minerale cassata. Bene, andiamo avanti, vediamo la domanda numero 3. Cosa ha ordinato Elena? Quindi la stessa cosa dobbiamo trovare nel dialogo che cosa ha mangiato Elena o ha ordinato Elena come antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dessert, eccetera. Allora questa è la risposta. Elena ha ordinato anche lei una bruschetta come Bruno, come antipasto poi come primo un piatto di penne ai quattro formaggi e come secondo ha preso petto di pollo alla braccia con patatine fritte e riso. Per il dessert Elena ha ordinato una macedonia di frutta fresca e anche lei vuole bere il caffè alla fine della cena. Bene, andiamo avanti, la quarta domanda ricavate dal testo, ricavate dal testo, cioè dovete rileggere il testo e trovare nel testo le espressioni che dimostrano la soddisfazione dei fidanzati della scelta del ristorante. Quindi sono stati soddisfatti, sono contenti. Ecco, sono, queste sono le frasi che dimostrano che Bruno e Elena sono soddisfatti. Quindi va benissimo, mi sembra carino, un buon posticino, penso che saremo ben trattati, ho sentito un ottimo odore, vedo che l'imbarazzo della scelta non manca. Ecco. Andiamo avanti, è, eh, questo è il terzo esercizio che troverete nel manuale scolastico pagina 67. Dovete inserire le pietanze, le pietanze, cioè i piatti, i differenti piatti, citate nel dialogo che si trovano nel testo, nel dialogo, nel seguente menu. Allora, nel menu abbiamo antipasti. Primi, secondi, contorni, dessert e bevande. Allora, come antipasti, quello che è stato citato nel dialogo sono le bruschette o la bruschetta. Come primi nel dialogo sono stati citati gnocchi, spaghetti, aglio e olio, spaghetti bolognesi, penne e quattro formaggi. E sono tutti piatti a base di pasta bene come secondi troviamo nel dialogo petto di pollo alla braccia e bistecca di vitello e sono due piatti a base di carne i contorni che troviamo nel dialogo sono le patatine fritte e la verdura cotta al limone e quindi sono dei piatti base di verdura che accompagnano i secondi. Allora per il dessert è stato citato nel testo la Macedonia di frutta fresca e come bevande il caffè e l'acqua minerale cassata. Bene, andiamo avanti. Domanda o oh, esercizio numero 4. Dovete trovare nel testo le parole corrispondenti alle seguenti definizioni. La prima definizione, assicurarsi il posto in un locale, quindi prima di andare a cenare o a pranzare in un ristorante o in un altro locale, bisogna fare una telefonata prima per assicurarsi il tavolo o il posto. Il verbo è prenotare, quindi bisogna prenotare un tavolo al ristorante prima di andare a cena o a pranzo, piacevole e grazioso. Quindi qui bisogna trovare un aggettivo che è carino. Quindi Elena, quando parla del tavolo o del posto dice che è carino, una pietanza che stimola l'appetito. È un piatto con cui cominciamo la cena o il pranzo e si tratta dell'antipasto. Guardare in altro luogo. Qui abbiamo guardare altrove una salsa tipica della città di Genova e qui si tratta del pesto genovese il piccolo della vacca e il vitello. Poi abbiamo l'insieme delle erbe e degli ortaggi usati nell'alimentazione, la verdura, un piatto che accompagna la carne o il pesce, il contorno. Bene, abbiamo finito qui gli esercizi del manuale scolastico. Questa è un'altra attività di verifica o di consolidamento, nella quale dovete completare questo dialogo al ristorante tra il cliente e il cameriere con le parole della lista. Nella lista avete appetito, prenotazione, prenotazione è il sostantivo che deriva dal verbo prenotare. Poi abbiamo secondo, secondo cioè secondo piatto, acqua, tavolo, contorno e dolce. Allora, seguite con me, vi leggo il dialogo al ristorante, quindi il cliente: "Buonasera". Il cameriere risponde: "Buonasera, posso aiutarla?". "Sì, grazie. Non ho una, ma vorrei cenare". Quindi qui abbiamo bisogno di una parola perché abbiamo l'articolo 1. Nella lista abbiamo come parola femminile prenotazione e acqua, quindi non ho una prenotazione, quindi il cliente non ha prenotato un tavolo prima di venire al ristorante. Non ho una prenotazione ma vorrei cenare cioè io desidero cenare. Il cameriere risponde, si accomodi pure lì, c'è un vicino alla finestra. Allora abbiamo bisogno di una parola maschile, c'è un, che cosa c'è vicino alla finestra o alla terrazza o come abbiamo visto nel nostro testo, c'è un tavolo, c'è un tavolo vicino alla finestra. Ecco il menù. Il cliente risponde, grazie, che piatto mi consiglia il cameriere? Come piatto del giorno c'è la zuppa di pesce. Perfetto, mi piace la zuppa di pesce, la prendo. Per vorrei una frittura di pesce. Allora, qui si tratta di un piatto che si mangia dopo il primo, che è il... Secondo, per secondo vorrei una frittura di pesce con insalata come, allora l'insalata che accompagna il secondo piatto è un contorno. Allora rileggo tutta la frase, perfetto, mi piace la zuppa di pesce, la prendo. Per secondo vorrei una frittura di pesce con insalata come contorno, grazie. Il cameriere risponde cosa desidera da bere il cliente? Una bottiglia di, e nella lista come bevanda abbiamo acqua, una bottiglia di acqua liscia, liscia cioè non è cassata. Benissimo, ecco la sua cena, buon. Quindi che cosa augura il cameriere al cliente? Buon appetito, buon appetito, grazie, desidera altro? Sì, grazie, vorrei un sorbetto al limone e anche un caffè. Ecco il suo, quindi la parola che rimane, dolce, il sorbetto al limone è un dolce, un gelato e anche il caffè. Ecco. Allora, abbiamo finito di fare quindi tutte le attività di comprensione. Adesso ascoltiamo insieme una bellissima canzone intitolata Tutti a tavola. Dovete ascoltare la canzone per poi completare il testo eh, della canzone con le parole che mancano. Dobbiamo completare il testo della canzone con le parole nella lista. Avete cottura, pasta, frutta, mangiamo, è il verbo mangiare coniugato al presente con noi, noi mangiamo, posate, verdura, secondo e dolcino. Allora, abbiamo voglia di e tovaglioli. Che cosa mettiamo sopra la tavola, sopra la tovaglia e i tovaglioli? Mettiamo le posate. Abbiamo voglia di posare i tovaglioli. Infila sulla tavola imbandita il fumo di polenta sui paioli e soprattutto non mangiare mai da soli. Allora aspetto, se serve, eh, do una mano. Il primo, il. Che cosa c'è dopo il primo? c'è il, il secondo poi il contorno prepariamo la di stagione che cosa mangiamo dopo il primo e il secondo mangiamo il dessert e qui nel dessert abbiamo la, la frutta la frutta di stagione bene andiamo avanti tutti a tavola a tavola che ora anzi lo era da, già da mezz'ora e allora che aspettiamo che cosa aspettiamo se la tavola è pronta? Bisogna mangiare, quindi mangiamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Quando mezzogiorno si avvicina, sento che borbotta la pancina, l'odore della fatta in casa. Che cosa possiamo fare in casa? La, la pasta. Quindi in Italia si mangia... Uh, spesso la pasta fresca fatta e preparata a casa. La pasta ci piace, controlliamo la, la cottura, perché bisogna controllare la cottura della pasta? Perché in Italia la pasta si mangia al dente e con il secondo ci vuole la... che cosa mangiamo con il secondo piatto? Il secondo piatto è spesso accompagnato di... Verdura, sì, ci vuole la verdura, pane per tutti, ai grandi un po' di vino, la frutta sempre e ai bambini, che cosa possiamo dare ai bambini alla fine del pranzo? Un dolcino, cioè un piccolo dolce. Finisce qui la nostra lezione in cui abbiamo presentato la quarta unità cibo e alimentazione. E' anche fatto una lezione di comprensione del testo del manuale pagina 66, l'appetito viene mangiando. Allora io adesso vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.